Io ho una relazione particolare con gli Stati Uniti, quindi sono curioso di capire come verrà accolto questo film, perché tra l'altro parla di un supereroe romano, loro sono i maestri del cinema dei supereroi, quindi vediamo se possiamo contribuire a complicare un pochino questo materiale che loro masticano da tanto tempo e forse ultimamente è diventato anche un po' così stantio. Io penso sempre che, sai, non è che uno è proprio una voce fuori completamente dal coro. Io vengo da quella classica necessità che comunque avevamo tutti quanti di poter provare a vedere qualche cosa di diverso, però è come se appartenessi mi sento come se ci fosse una corrente che spingeva in quella direzione e io poi ho fatto questo passo, quindi sono contento. Spero che altra gente farà un cinema soprattutto di genere. Io sono veramente, ma veramente molto stanco di sentirmi dire che ci sta il cinema d'autore. Il cinema di genere non è un cinema d'autore, è una fesseria mostruosa, perché il termine autore è stato inventato dai francesi ai tempi della Nouvelle Vague per raccontare la visione unica del regista, che veniva identificato come autore. Nello specifico si riferivano a Hitchcock, che faceva film mainstream per il cinema hollywoodiano. Quindi l'autore è quello che comunque, quando guarda alla narrazione cinematografica, la guarda in un modo unico. Quello è l'autore, che faccia un film horror, che faccia un film di genere, che faccia un film socialmente impegnato. È un film di un autore, Michael Mann è un autore, Steven Spielberg è un autore, come lo è Jacques Audiard, come lo è anche Paolo Sorrentino. Però questo appunto non significa che alcuni ragazzi che si lanciano in un cinema di genere non possano essere autori. Soprattutto quello che viene identificato come cinema d'autore, che solitamente è il cinema socialmente impegnato, un pochino più faticoso, e viene descritto come cinema d'autore, quello è un cinema di genere, secondo me, d'autore, che tra l'altro è tutto uguale a se stesso. A me mi convince anche un po' poco. Cioè, però amore mio, quando ti trasformi ti devi cambiare queste scarpe. C'è un supereroe che scarpe di camoscio non si è mai visto, dai. Non l'hai mai visto te? Non si è mai visto.